Ciao ragazzi, benvenuti sul canale di 3D Skill Up. Io sono Francesco Saviano e oggi vedremo lo strumento di misura di Blender. Lo strumento di misura di Blender è un tool interattivo con il quale è possibile disegnare e trascinare linee nella scena che ci permettono di misurare distanze e angoli. Lo strumento misura lo troviamo nella toolbar di sinistra, apribile con il tasto T. Una volta selezionato, possiamo semplicemente trascinare con il mouse nella scena in questo modo per avere una misura. Possiamo disegnare più righelli nella scena e selezionando gli endpoints di un righello sarà possibile riposizionarlo, mentre se spostiamo gli endpoints con il tasto CTRL premuto sarà possibile attivare lo snapping che ci permetterà di effettuare misure più precise agganciando il righello sui vertici della mesh. Sempre con lo strumento misura attivo sarà possibile eliminare i righelli selezionandoli e premendo il tasto X. Possiamo convertire un righello in un goniometro per misurare angoli. Basterà cliccare su un punto medio del righello e posizionare i punti per misurare l'angolo desiderato. Ricordiamoci di tenere premuto CTRL per attivare lo snapping. Possiamo facilmente utilizzare lo strumento di misura di Blender anche nelle varie viste, come quella frontale, laterale, dall'alto. In questo breve video abbiamo visto lo strumento di misura di Blender, un tool molto utile quando dobbiamo modellare in modo preciso, come ad esempio in progetti di ArcViz. Questo è tutto per oggi, se volete lasciate un like e iscrivetevi al canale. Grazie ragazzi, alla prossima!